Nella prima parte del video dedicato alle carrozze WeekX, previsione Giubileo, ho spiegato una serie di caratteristiche di queste carrozze, fra cui anche le varie livree, che sono state adottate per queste carrozze nel corso del tempo. Tuttavia, quando io ho fatto questo video, ho mostrato due carrozze, entrambe in livrea XMPR Pax. Oggi vi mostro una terza carrozza, che però quest'ultima ha l'ultima livrea che è stata adottata, una delle ultime che è stata adottata, ovvero la livrea XMPR Intercity Notte. A differenza degli altri video, oggi farò un unboxing di questa carrozza, così magari vediamo un po' anche il tipo di confezione, che è quasi uguale per tutte le carrozze che abbiamo visto nei video precedenti. E sempre a differenza degli altri video, faccio vedere il codice, che in questo caso per questa carrozza è 50798. Queste sono cose che non ho fatto vedere negli altri video, ma eventualmente se vi interessano, chiedete pure nei commenti. Allora, questa è la confezione. Qui c'è anche il foglietto dove sono scritte una serie di cose, fra cui come devono essere montati gli aggiuntivi, qualora la carrozza debba essere messa in modo statico, quindi esposta sostanzialmente. Poi spiega anche una serie di cose, fra cui il raggio di curvatura minimo per questo tipo di carrozze, che in questo caso è, se non sbaglio, sono curve R4 da 450 mm. Allora, questa la mettiamo da parte. Ok. Ovviamente fra poco faremo una inquadratura macro per mostrare meglio la carrozza. Allora, intanto questa è la carrozza, un attimo la mettiamo da parte. Qui non so fino a che punto può interessare, ma ci sono anche gli aggiuntivi. Come vi avevo anticipato prima, vi propongo una macro in modo tale che si possa ammirare meglio la carrozza nel complesso. Nel frattempo vediamo che questa carrozza, se magari mette a fuoco, ha la marcatura 61. Quindi, come ho spiegato nei video precedenti, è adibita al vero, questa carrozza è adibita anche al servizio esterno internazionale. Nel frattempo notiamo anche la tabella RIC 160, quindi sempre al vero, questa carrozza è atta ad una velocità massima di 160 km/h. Gli interni, bene o male, a differenza degli altri video dove non ho usato la luce, bene o male sono apprezzabili. Prima di concludere questo video, vi propongo un'altra macro in cui faccio un confronto fra le due livree, ovvero livrea XMPR Pax e livrea Intercity Notte. Probabilmente molti di voi preferiranno quest'ultima, però sono gusti personali. Possono anche piacere entrambe. Adesso vediamo se riesco, giusto per far vedere anche la testata di questa qua. Se ci riesco.
E questa è quella che abbiamo visto anche l'altra volta. Come ho detto sempre nella prima parte di questo video, ovvero del video dedicato alle carrozze X revisione Giubileo, ci sarebbero delle cose da dire sempre su queste carrozze, però in quanto proprio modellini realizzati dall'Acme, cioè sono delle cose che non vanno a rispecchiare le carrozze al vero, vanno a rispecchiare proprio la riproduzione di questi modellini. Sono delle cose un po', diciamo, di nicchia, cioè per le persone un po' pignole come me che vanno proprio a guardare, tra virgolette, il pelo nell'uovo. Tuttavia, potrebbero risultare interessanti per appunto le persone come me che magari non dico che cercano la perfezione, ma semplicemente sono curiose e, come dire, cercano sempre, vogliono sempre imparare qualcosa e qualcosa di nuovo, insomma, le persone malate come me. Detto questo, io vi saluto qui perché non c'è altro da dire, considerato che quello che avevo da dire l'ho detto nella prima parte di questo video dedicato alle Giubileo. Per cui io vi saluto qua, come sempre, mettetevi mi piace, condividete, se vi interessa, se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, fate un po' come preferite e ci vediamo la prossima volta.